Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi in questo nuovissimo video proveremo un altro gioco che si chiama Heyday, un gioco che in questi giorni è diventato molto popolare. Io non l'ho ancora provato. E cosa facciamo? Proviamolo subito. Lo proveremo insieme. Ora apriamo il gioco. In questo gioco non ci ho mai giocato, quindi lo proveremo per la prima volta. Un attimo che si sta caricando. Intanto vi ricordo che vi ringraziamo per i 200 iscritti. Ecco l'anteprima. Sembrava un giorno come tutti gli altri. Fino a quando non è arrivata la lettera. Bella anteprima. Ciao, sono tuo zio. Che ne diresti di lavorare nella fattoria? Una bellissima anteprima, non credete? Ho deciso di andare in pensione. La fattoria è tua, se la vuoi. Si parte, ci aspetta una vita in campagna. Veramente una bellissima anteprima. Comunque vi ricordo che per entrare in questo gioco, come ho capito bene, serve una connessione wifi. Comunque vi ricordo che vi ringraziamo per i 200 iscritti e se non avete fatto ancora, iscrivetevi. Ecco, si sta caricando. Questo mettiamo, ok. Allora scegli la tua fattoria. Allora, qua dobbiamo scegliere o su questo dispositivo. Facciamo su questo dispositivo. Allora, ehi, sono il signor Wicker e ti aiuterò a mettere in piedi la tua fattoria. Qui ci spiega come dobbiamo fare. Per il momento è un gioco bellissimo. Allora, tocca un campo di grano e prendi la falce. Poi, metti sul grano. Ok, quindi dobbiamo fare così. E prendiamo il grano. E adesso devo mettere i semi. Ok, dobbiamo fare così. Ok. Allora, tocca un campo vuoto, poi trascina il grano sui campi per piantare i semi. Ok, rimettiamo. Allora, ci vuole tempo perché i semi crescano. Ciascun campo da due colture quando è lavorato, ok? Le colture si moltiplicano. Ok. Allora, adesso arriviamo alla casa, la dobbiamo dipingere molto meglio. Adesso il granaio dobbiamo dipingerlo. Ora dovresti dipingere anche il sì, ok. Dipingiamo tutto. Ottimo, ora invitiamo qualche amico venuto alla festa, ok. Per prima cosa eliminiamo la copertura toccandola. Compra te galline. Infatti il gioco come Steva c'ha le galline. Ok, compriamo le galline. Perché cascano, non lo so. Ok, allora, adesso dobbiamo dare il mangime alle galline. Allora, ok, quindi, ok, e le galline mangiano.
Ok, allora tocca una gallina e poi tocca due volte il pulsante. Ok. Ovviamente mi immagino che dopo con queste cose diventerà difficile farle, solo un'anteprima. Perché dopo la velocità penso sarà molto costosa, se non immagino. Comunque, adesso dobbiamo raccogliere le uova. Ok, ho capito. Raccogliamo le uova. Nuovo livello, congratulazioni, ora sei un contadino di livello 2. Ecco le novità. Abbiamo visite, tocca per sentire cosa da dire. Ehi, io sono Mike e gestisco il vecchio mulino vicino al paese. Come hai chiamato questa bella fattoria? Allora, mettiamo il nome del canale YouTube. Quindi, ok. Ok, mettiamo questo. Se vuoi mettere una faccina, mettiamo questa. E poi ovviamente quella del panduccio, eccola qui. Non si possono mettere le faccine bene così. Ok, sono contento che qualcuno si occupi di questo posto. Bene, a presto. Bello, cosa ne dici di trasformare tutto questo grano in pane con una nuova panettiera? Ok. Apri il negozio, ok, questo. Ok, la panettiera. E dove la mettiamo? La scegliamo un posto. Io per il momento penso qui vicino, perché a parte non si può nemmeno qui vicino è meglio. Così. Vicino alla strada forse. C'è l'albero. Mettiamolo qui. Ok, qui. Acceleriamo se è gravi. Ora c'è qui. L'ho fatto. Ok. Vediamo. Ok. Qui possiamo cuocere il pane. Ok, ho capito. Allora, tocca la panetteria e trascina il pane nel forno. Ok. Ok, il pane si sta cuocendo, 4 minuti, ora lo acceleriamo. Il pane è pronto. Congratulazioni, ora sei un contadino di livello 3. L'equazione è animali felici, fattoria felice, non far soffrire la fame ai tuoi animali. Costruisci un magnifico cosa? Acquisto un magnifico trascinandolo dal negozio sulla tua proprietà. Ok, quindi è per dare da mangiare agli animali. E qui penso, si sì, vicino alle galline. Ok, quando sali di livello sblocchi nuovi miglioramenti. Adesso troverai tre nuovi appezzamenti di terra al negozio. Ok, un nuovo campo possiamo fare. Dove lo facciamo? Facciamolo qui che c'è molto spazio. Ne abbiamo ancora molti, quindi li utilizziamo. Allora, adesso pian piano, se mi ricordo come si fa. E pure il grano, penso. Adesso è arrivata una signora. Vediamo cosa ci dice. Allora, abbiamo altre visite, sì. Sì, infatti, altre visite. Allora, questo fantastico profumo viene da qui? Oh, ma dove sono finite le mie buone maniere? Mi chiamo Joan. Ora, buon pomeriggio, vorrei comprare qualcosa. Allora, il pane per 11. Non so se ci vale, però vabbè, penso di sì perché ce l'ho poco ancora. Ok, accettato.
Allora, gli affari vanno forti, continua a mietere i campi, abbiamo praticato, dobbiamo fare il pane per e altre cose per fare tipo i commerci. Comunque successivamente possiamo mettere altri animali. E ecco, gli altri animali, dopo quanto si avanza di livello, possiamo mettere la mucca, i maiali, la pecora, la capra, l'ape domestica, lo scoiattolo, e una sorta di cane, un altro cane, e altri cani di cuccioli, il gatto tigrato, un altro gatto, e non so che animale sarebbe questo, un pavone blu, un pavone marrone, un gatto nero e bianco. Sembra un criceto, un gatto tigrato, un gattino tricolore, quindi ha tre colori. E tanti altri animali. Un bel gioco, quindi se volete vedere altri video di questo gioco, lasciate un bel like e un bel commento. Noi ci vediamo a breve con un prossimo video. Ciao!